Ciao ragazzi, benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, per la rubrica Outdoor andiamo a vedere insieme il mio nuovo marsupio. Via! Eccolo qui ragazzi, il mio nuovo marsupio targato Max Prediction. Non era assolutamente mia intenzione cambiare marsupio. Con il Jaycon della Wii Sport mi sono sempre trovato, mi sto trovando tuttora benissimo. Secondo me tra i due ragazzi non c'è veramente paragone. Il Jaycon è avanti 100 anni, due marche ovviamente top di gamma, però ragazzi, se facciamo una comparativa e magari la facciamo, il Jaycon, questo della Max Pedition, lo asfalta completamente. Poi vi faccio vedere anche che difetti ho trovato in questo marsupio che sto usando più o meno da un mesetto. Cosa è successo? Il maledettissimo Elwood ha pensato bene di spruzzarmi un po' di pipì sul marsupio della Wii Sport. Quindi ragazzi, sapete anche voi che la pipì del gatto puzza e non poco. L'ho lavato un paio di volte, l'ho lasciato 2 giorni a prendere aria, però puzzava ancora. Adesso, intanto che sta prendendo la sua praticamente settimana bianca di aria per vedere di cambiare l'odore, di perdere l'odore dalla pipì di Elwood, ho deciso di prendere un altro marsupio. Mi sono orientato sulla Max Pedition. Ragazzi, il marsupio è bello, è fatto bene, materiali di prima, cordura, 1000 denari, con rivestimento in teflon. C'è anche un sito che indica come nylon balistico, non so se è equivalente alla cordura, sempre 1000 denari. Allora, partiamo da qualcosina qua dietro. Allora, la cinghia, ragazzi, cinghia regolabile, non sto neanche a farvela vedere. Le cinghie regolabili sono 5 cm l'altezza della cinghia. Andiamo subito al molle dietro, ragazzi. Il molle dietro, come vedete, classico Max Pedition, non ha il maschio. Perché non gli mettete il maschio? Perché? Perché devo comprarlo a parte? Visto che comunque parliamo di un marsupio che costa i suoi 100 euro. Poi c'è chi lo vende a 99, c'è chi lo vende a 130. Ragazzi, sono tanti soldi per un marsupio. Perché non ci mettete due maschi e me li devo comprare a parte? Perché comunque la cinghia si può staccare, ragazzi, facilmente. E potete attaccare il marsupio al molle dello zaino. Ovviamente con i maschi sarebbe meglio. Vabbè ragazzi, vabbè, non ci hanno messo i maschi. Invece una nota positiva, una nota buona, è che comunque tutte le tasche separate hanno tutti i foretti di scolo per far passare l'aria e per far uscire i resti della Macedonia di Capodanno, ragazzi. Però hanno tutti la presa d'aria per lo scolo sotto. Ragazzi, andiamo subito a vedere le tasche. Allora, la tasca dietro, eccola qui. Io ci ho messo il libretto della moto. Tasca dietro, allora, sulla capienza siamo praticamente come il Jaycon, ci sta un mare di roba, cioè veramente un mare di roba, ragazzi, anche le cuciture, comunque le cerniere, parliamo sempre di prima qualità. La tasca del Jaycon dietro secondo me è un pelino più grande, però qua dietro andiamo molto bene, ragazzi, andiamo molto bene. Vediamo la tasca qui davanti, eccola qua che la apriamo. Dentro abbiamo, maledizione a me ragazzi, non fumate, le sposto pure, non fumate, accendino, anche lì non fumate, accendino, una mascherina, perché ragazzi in alcuni posti, tipo quando andate, che ne so, in determinati ospedali, ho portato mio figlio a fare la lastra al piede, non so chi l'ha saputo, chi era su Facebook, che è stato investito da uno stronzo che poi è scappato in macchina, che è stato molto meglio non ritrovare, ragazzi. Comunque si è solo schiacciato un piede e praticamente gli ha fatto due piccole fratture al piede. Quindi quando portavo mio figlio in ospedale, sia per le lastre di controllo che le cose, la mascherina serve sempre. In ogni caso, una mascherina dietro tenetevela, che in alcuni posti, appunto, magari con divieti sanitari, non si può entrare senza mascherina. Un howling, ragazzi, perché facendo il mio sport sono sempre pieno di dolore, detto in dialetto, vuol dire sono sempre pieno di dolore, quindi una bustina di howling sempre. L'agendina con i numeri delle morose, ma non ve la faccio vedere. Un pezzettino di paracord e abbiamo dentro la penna sempre Simone Tonolli. Eccola qua, la sua penna che ormai mi accompagna da diverso tempo. Un'altra taschina, eccola qua, e ho dentro il Gymbox, questo lo uso per lavoro, ragazzi, è praticamente un timer digitale che si usa per lavoro.
che si usa per lavoro, si usa per allenarsi, io poi lo uso per lavoro quando alleno le classi. Quindi qui avete la bella taschina, ragazzi, taschina, qua avete le bande elastiche per metterci quello che volete, la pennuzza, ci mettiamo dentro l'agendina, ci mettiamo dentro queste, non guardatele, fate finta che non ci sono. Abbiamo un bello spazio. Qui davanti ho le chiavi della macchina, classica macchina, eccole lì che le vedete, le volete che le tiro fuori? Eccole qui, solita macchina, ragazzi. Se volete bruciare qualcosa, sapete cosa cercare. Taschina qua davanti. Devo dire, la taschina qua davanti è molto comoda, nel senso che mi metto lì le chiavi e me le dimentico lì, non le tocco più, sono belle contente lì da sole. Qui sopra sul coperchione, ragazzi, abbiamo un passaggio praticamente. Io ci metto la torcia, ovviamente l'ho messa adesso per farvela vedere, poi non è che vado al lavoro con la torcia infilata lì dentro. Comunque, ragazzi, torcetta che ci sta perfettamente, tacchete, vi mettete la vostra torcetta quando andate nei boschi, cose, avete la vostra torcetta. È una bella idea questa del passaggio superiore. Adesso leviamo la torcia che metto qua così non cade, ok. Qua sopra, ragazzi, in questi passaggi c'era il cordino intrecciato, quindi avete un cordino intrecciato elastico, ok, down, elastico, non so se sentite il down che fa, comunque, cordino elastico che passa qua sopra, potete tirare, stringerci sotto una bottiglietta d'acqua, una maglietta, un cappellino, insomma, ragazzi, potete metterci un po' quello che volete. Io l'ho levato perché sinceramente mi dà più fastidio che altro, comunque nella versione originale avete il cordino con il suo bel passaggino, ragazzi, lo avete. Andiamo nel tascone principale, ragazzi, ovviamente cerniere a doppia via, cerniere a doppia via, cerniera a unica via e cerniera a unica via dietro. Allora, andiamo nel tascone principale, che è immenso, ragazzi, ci sta veramente l'inferno. Ok, aprendolo così vedete già un difetto, una cosa che mi fa andare fuori di testa, perché il marsupio deve essere immediato e comodo. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Ma tenetela un attimino più tesa. Cos'è sta roba? Ogni volta ci ho messo dentro, visto che il telefono lo sto usando, ci ho messo dentro un power bank. Per far cosa? Vi faccio vedere. Quando mettete via la roba, infilate, ok? Si incastra lì praticamente, vedete? Quando entrate con il telefono, non riuscite mai a entrare in modo corretto, in modo tale da evitare sta retina. O ci finite a metà, in questo modo, e non entra, ok? Perché praticamente restate ingarbugliati in questa retina molle. È troppo molle, non va bene, dovevate farla tesa questa retina. Una taschina tesa con la retina. Cos'è sta roba? Ragazzi, vi assicuro che col telefono ogni volta che entro e non entra, prende dentro di qua. Questa è veramente una cosa pessima, stavo addirittura pensando di tagliarla, ragazzi, di tagliarla, però anche lì, boh, non so ancora se tenerlo o no, sto marsupio, se lo vendo, tagliarla non mi sembra proprio il caso. Qui abbiamo il portafoglio, solito portafoglio, Luca Donati, CAD, grandissimo. E nulla, e qua dietro una cosa invece intelligente, ha un... tra virgolette, qua trucchetti, a un semplice controllo. Una volta che fate vedere il marsupio in questo modo, in teoria, ragazzi, nessuno si accorge che questa in realtà è una tasca. Qui dietro passate e dietro c'è il coltellino. Non sentite sti consigli, però vabbè, ve li dico lo stesso. Ragazzi, Benchmade Proper, che sto usando parecchio, diciamo che è quello che tengo nel marsupio più spesso, anche se l'apertura non è a una mano, però nel marsupio vi serve, giusto, che ne so, ragazzi, per aprire un blister, cioè cose che comunque non per lavoro, nel senso, non ce l'ho nel marsupio per lavoro, quindi non è che lo devo tirar fuori ogni 3 secondi. È dietro nella sua taschina semi, e parliamo di semi nascosta, eccolo lì, Maxpedition, eccolo lì che lo vedete. Quindi, ragazzi, taschina qua dietro, pro, nel senso, a parte le cagate dei controlli o le cose, una taschina un pochino nascosta, non si vede, quella retina qua dentro fa schifo, fa veramente schifo, io non capisco, ma ho anche guardato, ho detto magari sono un babbo io e c'è qualcosa per tirarla, in realtà non c'è niente, ragazzi, è proprio attaccata così molle che non ve ne fate nulla se non di intralcio quando ci andate a mettere la roba. Veramente pessima, 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 pessima.
Per il resto, ragazzi, il marsupio è duro rispetto al gecon, che è bello morbido, questo è duro. E altra cosa importante, vabbè, vi faccio vedere gli spazi. Qua avete tutti gli anelli per attaccarci moschettoni, cose. Io ci ho messo il moschettone della Leatherman, semplicemente perché gli altri mi si rompono. Era quello che c'avevo sul gecon, ragazzi, perché sono comodo attaccare fuori le chiavi della macchina, no, sono qua, le chiavi della moto, ragazzi. Quando sono in giro in moto ci attacco le chiavi qua e le tengo sempre lì a portata di mano. Detto questo, ragazzi, se voi andate in giro con questo marsupio a maniche corte, scusate, un pochino bagnato il tavolo ma ha piovuto fino a 2 secondi fa, allora questo, ragazzi, questi spigoli, questi qua, questo, ho trovato coltelli che tagliavano meno. Se non vi accorgete, prendete dentro col braccio, vi apre, taglia, ragazzi, taglia, questo punto qua taglia, questo punto qua taglia, e di qua identico, ragazzi, identico, cioè fanno proprio male, ragazzi, eccolo qua, fanno proprio male. Tagliano, ragazzi, questi punti qua tagliano, non possono essere così. Cioè, ti sto pagando 100 euro di marsupio, ma ti sembra normale che mi tagli un braccio quando lo uso? No, dai, ma assolutamente no, ragazzi, assolutamente no. Fanno male, ragazzi, fanno veramente male. Ovviamente adesso io vado a bruciarli, li arrotondo, però non me lo puoi mandare così. Non me lo puoi mandare così, parliamo di un prodotto da 100 e passa euro, ragazzi, poi resistente, quello che volete, tutto quello che volete, però secondo me, ragazzi, il gecon lo asfalta completamente. È un bel prodotto questo, però è sicuramente più duro, quindi più grosso da portare, più fastidioso, meno invisibile, diciamo. Il gecon non lo sentite proprio addosso, questo si sente. Pro, ragazzi, i pro sono i materiali, la tasca dentro mezza nascosta, e poi il resto, ragazzi, sono difetti. La retina dentro, ve la faccio rivedere, è imbarazzante, questa fa veramente, ragazzi, non dico più parolacce che mi bloccano i video, però dai, 100 euro di marsupio mi metti dentro sta mutandina molle della nonna, i mutandoni della nonna, ragazzi, tutti molli. Male, molto male, molto male, molto male. Ragazzi, intanto che facevo sta presentazione mi è venuto voglia veramente di fare una comparativa col gecon, la facciamo a breve, per adesso andiamo alle conclusioni finali. Eccoci qui, ragazzi, col mio nuovo marsupio della Maxpedition. Marsupio che sinceramente mi ha un po' deluso. Da un'azienda così blasonata mi aspettavo qualcosa di più, qualcosa a livello del gecon della Wii Sport, ragazzi. Non lo è assolutamente, secondo me ha dei difetti importanti, delle finiture non finite, ragazzi, che tagliano su un marsupio da 100 euro, sinceramente. Retina interna come le mutande della nonna. Non è un marsupio, secondo me, che può valere quei soldi. Poi se parliamo di materiali, d'accordo, materiali saranno di prima quanto volete, però a comodità e a finiture, soprattutto in questi punti, secondo me, ragazzi, i 100 euro, 100 e passa euro di questo marsupio non sono assolutamente giustificati. Ragazzi, dal Maxpedition Octa Vestipack, da Parchetto del Tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!